Quando tu spendi molti soldi, no? E quando una struttura è di 90 anni, se non sbaglio, ok, arriva il punto che qualcosa deve rifare. Io non considero, guarda, io mi scusate se parlo così, io considero, non considero il Franchi un monumento, come la vedo io, ok? Il monumento, per il Franchi ci sono altri monumenti, ok? Io devo guardare i miei tifosi e no l'altra cosa. Io devo guardare la mia azienda e devo guardare che esiste, si farà a Firenze, una cosa bella, è una cosa che siamo orgogliosi, specialmente se ci metto io soldi. Rocco rimira i 36 ettari a Campi Bisenzio e intanto pensa alle ruspe, al Franchi. Peccato che non si possa trasportare la spianata campigiana a Campo di Marte. Guarda la piana insieme al sindaco Fossi e chiede: è abbastanza per fare lo stadio, ma qui, dice, abbiamo bisogno di molti parcheggi. Però il concetto è semplice per Commisso: il Franchi non è un monumento ma un'infrastruttura vecchia di 90 anni e quindi si può buttare giù se la parola distruggere disturba alcuni. E spera di correre a Roma a dirlo al ministero che col Franchi si può fare come hanno fatto a New York con lo Yankee Stadium, il tempio del baseball buttato giù e ricostruito. Forse distrugge come ha detto, una parola troppo forte, ma il concetto è che se si fa si deve fare bello, se no non lo voglio fare, ok? Lascia che comincio con, io siamo stati con Nardella, bellissimo incontro, ok, positivo, e vogliamo andare avanti, andare a Roma il più presto possibile, vedere che si può fare. Ipotesi Franchi, Commisso non lo dice, ma appare chiaro, forse una spanna avanti, ammesso che appunto si possa distruggere, sarebbe più veloce da realizzare. Intanto rimane in piedi però anche l'ipotesi Campi, l'iter amministrativo sta andando avanti e con il sindaco Emiliano Fossi sono state visionate in mattinata tutte le carte. Messo al corrente il presidente Commisso del rispetto dei tempi e del lavoro che nel frattempo l'amministrazione ha fatto, la Fiorentina non ha mai fatto mistero del fatto che giustamente in primis guarda al capoluogo di Firenze e quindi alla questione del Franchi.